se segui i miei video saprai quanto io detesti quella meccanica all'inizio dei simulatori di lavoro nel quale si entra in posto di lavoro e si deve ripulire dall'immondizia lasciata dai precedenti proprietari. Quando ho visto questo gioco che si chiama Recycling Center Simulator basato solo sulla raccolta di rifiuti, non ho potuto fare altro che volerlo provare. Un saluto da Chromeboy, benvenuti in Recycling Center Simulator. Ringrazio gli sviluppatori per avermi fornito un accesso e cominciamo a vedere questo gioco. Abbiamo un piccolo tutorial, andiamo fuori e troviamo la macchina imballata e prendiamola. Eccola qua. Quindi la possiamo costruire con la B e andiamo a piazzarla qua vicino al bordo della zona dove possiamo mettere le macchine. Per raccogliere i rottami, che sono in realtà i rifiuti, apri il tuo computer per trovare trattative da rottame. Guardate, negozia con il proprietario per abbassare il prezzo. Puoi avere solo una trattativa attiva alla volta. Perfetto, quindi trattative. Qua mi chiedono addirittura 120 dollari. E io gli dico, no, ma io ti pago 60, cioè vengo pure a buttare via la tua immondizia. 119, facciamo 100 e non se ne parli più. Buon prezzo, va bene. Perché io stia pagando per andare a raccogliere i rifiuti di qualcun altro, non lo so, ma saliamo sul camion e andiamo. Vai. Eccoci qua. I rifiuti sono di due tipi, quelli piccoli e quelli grossi. Quelli grossi li possiamo direttamente lanciare sul camion, quelli piccoli li raccogliamo in questo sacco che stiamo riempiendo. Come vedete c'è un indicatore lì sotto. E se non altro rispetto ad altri giochi, la sezione di raccolta rifiuti è molto facile perché i rifiuti vengono effettivamente evidenziate. Intanto abbiamo riempito un sacco, ora lo lasciamo, lo prendiamo e lo lanciamo. Perfetto, continuiamo così. E mi avvicino logicamente ai rifiuti più grossi alla porta. Ok. E abbiamo fatto il secondo sacco e lo carichiamo. Non è andato a buon fine, via. Ok, carichiamo anche questi. E come vedete ci sono tutti quegli indicatori sulla sinistra che ci dicono quanti rifiuti ci sono in totale in questa zona. Noi li dobbiamo raccogliere tutti. Poi in altre missioni potremo decidere di non raccoglierli tutti per ragioni di tempo, ma nel tutorial dobbiamo fare proprio la raccolta generale. Ok. Ok, abbiamo fatto un altro sacco, ci siamo avvicinati a altri rifiuti. Ecco qua. E via. Abbiamo completato i rifiuti di metallo. I rifiuti, vedete, sono dei tipi che vediamo lì sopra: metallo, vetro, plastica, carta. C'è ancora un pochino di carta qua dietro. Dovrebbe essere forse solo questa? No, ce n'è assolutamente dell'altra. E temo ci siano anche delle altre zone, ma non vedo qua dietro. Ok, quindi proviamo a vedere se era solo questa. Perfetto, chiudiamo e torniamo a casa. Torniamo in fabbrica. Ora dobbiamo smistare i rifiuti che abbiamo preso, quindi c'è questa bella macchina smistatrice e noi cominciamo a scaricare il camion. Ed eccoci qua, tutto scaricato. Siamo pronti a smistare. Accendiamo la macchina. Il lavoro di smistamento è semplicemente prendere e portare tutto nel secchiello giusto.
Vedete che il secchiello viene evidenziato, quindi non è molto difficile, però con un po' d'occhio possiamo anticipare la macchina. Cioè, non abbiamo bisogno di vedere cosa si evidenzia, vedendo cosa stiamo lavorando. Questa è plastica, ad esempio, questo è ancora plastica, questo è legno che va qui nel marrone, plastica è giallo, carta è blu. Non so dalle vostre parti come sono i colori della raccolta differenziata, e spero che si faccia. La plastica è effettivamente gialla anche da me. Il legno non c'è un sacco per raccoglierlo, e quello di sopra, però il sacco dell'umido è su quel marrone lì. Il vetro è effettivamente in verde. E la cosa buffa è che nella casa invece dove vado in vacanza il verde è l'umido. Ok, intanto, vabbè, vedete che questo minigioco, come anche l'altro minigioco, non è che richieda tutta questa abilità. È semplicemente un raccogli e smista il più velocemente possibile, ma la macchina non va oltre, e quindi non ci perdiamo niente, come succedeva invece in ship come che si chiama? Ship vabbè, il gioco dove si distruggono le barche. Ok, abbiamo fatto tutto, 100% del successo, 55 kg. Ok, a questo punto possiamo prendere la carta e portarla alla macchina. Vedete che i colori sono sempre gli stessi. Trituriamo il tutto, accendiamo la macchina, selezioniamo. Ci sono 12 kg. Leggiamo qua sotto. Accodiamo, avviamo. Perfetto, prendiamo le altre scatole di rifiuti e le portiamo in quel magazzino mentre la macchina lavora. Dobbiamo anche lanciarla, naturalmente. Questa sarà andata cortissima. Questa è l'ultima scatola. Perfetto, trasportiamo. Uno, due, tre. Facciamo prima per portarla uno a uno. Prendi pallet, un pallet dalla pila, eccolo qua. Lo mettiamo qua. E qua ricorda un po' Beer Factory, però fatto un pochino meglio. Il caricamento dei pallet, come vedete, l'abbiamo fatto molto rapidamente. Ora andiamo a prendere il famoso transpallet o tre spalle e andiamo a portare tutta questa carta riciclata nel magazzino. Nel magazzino e via. Ok, tiriamo su col tre spalle e portiamo giù. Perfetto, metti giù, a posto. Entra nel mercato del tuo computer e ispeziona le offerte. Allora, prima cosa, devo uscire da qua. Torno in quella bellissimo ufficio fatto con i container, con sopra casa mia. Eccoci qua. Mercato. Possiamo cominciare a vendere un po' di plastica, magari. C'è un... qua è venduta a 4 dollari. Facciamo... allora, vediamo effettivamente quanta ne abbiamo. Carta, ne abbiamo un po'. Abbiamo un sacco di legno. Dai, vendiamo il legno. No, ma anche il legno mi serve. Vendiamo il metallo. 11. Metallo non c'è un cacchio. Parti in vetro. Niente. Allora torniamo alla plastica, che effettivamente aveva una buona offerta. Quindi abbiamo un 11. Facciamo 11 e vendiamo. Perfetto, abbiamo fatto qualche soldo. A questo punto ci sono i contratti. Andiamo a aprire un contratto. C'è questo bel contratto per la carta che ha 7 giorni e servono 10. Lo trattiamo, vogliamo vendere, facciamo a 100. Concordiamo su 100, ci stai.
Siamo lieti di confermare, procedi con la consegna. Ok, grazie. Affare fatto, accettato, consegna. È perfetto, livello di reputazione è salito, guadagni punti di reputazione per sbloccare più robe. Solite cose di questo tipo di gioco, abbiamo nuove aree, nuove cose, abbiamo soprattutto 1000. Compra e costruisci una nuova macchina per espandere la tua gamma di prodotti, puoi anche smantellare le vecchie macchine. Vediamo se abbiamo dei contratti, si è sbloccato questo che è il legno, questa è la plastica, ma la plastica l'abbiamo appena venduta e quindi andiamo a prendere la macchina per triturare il legno. Compriamola. E andiamo a installarla. Come vedete serve un sacco di spazio per queste macchine. Ole. E andiamo a costruirla. Naturalmente potremo poi prendere più spazio. Intanto andiamo a prendere un po' il legno. Carichiamolo. Trituriamolo. Sono 16,5 kg. Avviamo. Sì. Mi dimentico sempre di fare così e poi avviare. Questo fa semplicemente della segatura. Segatura che possiamo rapidamente caricare. Se avete visto la mia serie di Beer Factory, notate quanto la segatura sembri l'orzo. Potremmo provare a portarla nell'altra fabbrica e farci la birra. Ok, io farei riempire questo pallet se non dobbiamo venderlo. Assumiamo un lavoratore per lo smistamento che farà una parte di quel lavoro lì, ovvero scaricare il camion. Perché sono questo computer. Staff, Rock Anderson, assumi. Lavoratore di Cerny scaricheranno il camion per te, puoi anche fargli fare... La cernita per te, i lavoratori migliori completeranno il processo di incernita più velocemente. Non otterrai punti bonus per la reputazione senza cernita. Ok. Quindi possiamo fargli fare tutta la cernita. Perfetto, puoi andare a letto e dormire e passare il giorno quando vuoi. Nuovi contratti a fare sui rottami arriveranno quando dormi. Perfetto. Noi quindi andiamo, sono le 16:34. Un po' presto forse per dormire, ma passiamo il primo giorno del tutorial. Abbiamo naturalmente un saldo negativo, ma abbiamo fatto un sacco di investimenti. E ci svegliamo, secondo giorno. Canta il gallo e noi scendiamo. Prima cosa, andiamo a vedere i contratti. Abbiamo un bel po' di trattative. Possiamo cominciare ad andare a prendere... Mi piacerebbe avere qualcosa col legno. Trattiamo, vogliamo, ti offriamo 60. Concordato, perfetto. Poi vogliamo, ti offriamo 90. Perfetto, quindi possiamo andare di sicuro sotto di 10. Facciamo 105, un po' più aggressivi. Ok, abbiamo concordato. Perfetto. E 87, abbiamo ancora soldi, quindi 87, 70, 65. Bel prezzo, perfetto. Secondo me scendeva anche a 60. E ora prendiamo il camion e volevo vedere se possiamo fare tutti i lavori in un colpo solo. Partiamo dal primo. O se comunque a un certo punto il camion sarà pieno. Non ho neanche visto dove sono, sembrerebbe una stazione di rifornimento. Ok, molliamo, lanciamo, e via col secondo sacco.
Ok. Il camion è parcheggiato malamente. Una cosa da stare molto attenti è non mandare rifiuti sul tetto del camion quando si fanno questi lanci. Diciamo che c'è un rischio. Ok, qui abbiamo finito, sì. Ok, partiamo con questi sacchi. Quanta roba è arrivata? Ok. Abbiamo finito i rifiuti in metallo. Qui non c'è altro, qui non c'è altro. Dietro questa porta non sembrerebbe esserci altro. Allora, noi proviamo a portare questo sacco. Ok, e c'è altra roba là dietro. Ok, non l'avevo vista. Questi bidoni non possiamo rubarceli. Qua dietro è a posto. Ok. Ah, c'è ancora del vetro in giro. Eccola qua, era una cacchio di bottiglia. Potevamo anche lasciarla lì, eh. Ok, abbiamo finito questo. Andiamo. Andiamo al secondo. E abbiamo quasi finito, c'è ancora un po' di plastica. Vediamo se è tutto. Chiudiamo e proviamo ad andare al terzo deposito. Terzo deposito, al terzo posto. Sono già le 12. Io mi chiedo chi abbia messo un ingranaggio di queste dimensioni in un ristorante, ma... Ok. Ma ancora della carta in giro. Ok, finito anche questa tappa, ultima tappa. Sono già le 14, questo è un cantiere, addirittura su più piani. Dobbiamo aprire un momento qui le porte. Non so quanto spazio ci sia ancora qua. E possiamo andare anche al secondo piano. Dove sicuramente ci sarà qualcos'altro da raccogliere, speriamo tutte robe piccole. Invece no. Però possiamo lanciare da qua. Plastica e metallo. Un altro saccone, via. Diamo un'occhiata sul tetto. Ok, sembra a posto. Proviamo ad andare a vedere se è tutto.
Perfetto, abbiamo concluso il nostro giro. Torniamo alla base. E ora lascerei il bel lavoro di smistamento al nostro consociato. E andrai a dare un'occhiata ai lavori. In particolare i contratti. Plastic Solution, ordine di plastica 54 di plastica in 3 giorni, 48 di carta in 3 giorni e 54 di segatura in 2 giorni. Sono tutti ordini enormi. Dubito che riusciremo ad arrivarci. E sto vedendo se possiamo... Dobbiamo arrivare a livelli di reputazione più alti. Allora, per fare reputazione, andrei a smistare a mano. Andiamo. E ho fatto un errore! In realtà non è che fosse proprio un errore, che ho mosso male il mouse. E se Dio vuole abbiamo finito, sono ben le 18:24, abbiamo ben fatto un errore. Non possiamo uscire, spero. Ok, successo 90%, va bene, diciamo così. Ok. E a questo punto prendiamo almeno il legno e andiamo a riciclarlo. E prendiamo la carta e andiamo a riciclare anche lei. Per quanto riguarda il legno abbiamo 38 kg. E avviamo. Per quanto riguarda la plastica sono 18 kg, la carta sono 18 kg e abbiamo anche lei. Perfetto. Ok, questo è 53 su 54. Vediamo se c'è un lavoro per venderlo e segatura. No, negozio, lavori. Ne vogliono 54, io un po' lo odio. Lo odio assolutamente. Ah no, guardalo qua. Eccolo qua, 54. Allora possiamo subito venderlo. Ok, intanto facciamo tutta la carta qua. Perfetto. Dov'è il tre spalle? Era in fondo. Prendiamo. E andiamo a vendere. E anche per oggi abbiamo fatto un buon profitto, penso.
Se per, chiediamo 480. Concordiamo su 480, perfetto, a fare. 54 su 54. Consegnato. Guadagnato, abbiamo fatto quasi un livello. Quindi avremmo... Potremmo cominciare a ragionare sulla plastica. Vediamo se possiamo produrla. Andiamo in negozio, una macchina per triturare la plastica. Costa 600, la compriamo. Non abbiamo tantissimo per domani per i posti dove andare a lavorare. Posizioniamola. B, costruisci. A posto. Plastica. Andiamo a prendere un'altra di plastica. Ok, qui sta lavorando. Sarà altra plastica dopo. Vediamo se riusciamo a farla cadere già di qua la plastica. Sì, va che bello. È già posizionata al posto giusto. Naturalmente servirà un altro pallet. Ok, e ha un altro paio di chili. Pensavo ne arrivasse un'altra. Ok, allora a questo punto tre spalle, andiamo ad agganciarci questa, portiamola un po' indentro, sganciamo, andiamo a prendere anche l'altra e vediamo se riusciamo almeno a fare un livello grande. Ok. E anche con la carta potremmo impegnarci allo stesso modo, ma va bene. Eccoci. Allora. Contratti. In attesa, affare 430. Consegniamo. E abbiamo sbloccato un livello 3 con una nuova area, un lavoratore di cernita, un grimaldello e un più uno di azienda. Perfetto. Quindi cominciamo. Io voglio questo, ma ci vuole un livello 7 addirittura. Ok, assumiamo quindi il secondo lavoratore di cernita, che dovrebbero lavorarmi insieme quella macchina. Bene,
Abbiamo dato una prima occhiata, abbiamo già cominciato a costruire tre macchine, sbloccato alcuni lavori e per ora ci fermiamo qui con questa anteprima Recycling Center Simulator. Per ora è tutto e alla prossima.